Ciao amici, benvenuti di nuovo alla Cucina per Tutti. Oggi fa freddo fuori, quindi pensavo, perché non realizzare qualcosa adatto alla stagione, al periodo che stiamo vivendo? Allora, ho pensato di fare delle pennette con kaki, che sono di stagione ovviamente, gorgonzola e mandorle. È una ricetta che è adatta proprio a questo periodo. Andiamo subito a vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questa buonissima ricetta e andiamo insieme a cucinare. Ingredienti per questo piatto veloce ma molto buono: la polpa di due kaki che ho precedentemente privato della sua buccia, gorgonzola morbido e dolce, uno scalogno, delle mandorle sgusciate, del sale, del pepe e 120 g di pennette. Andiamo ad aggiungere due cucchiaini di sale grosso nell'acqua e accendiamo il fuoco. Successivamente andremo a tagliare lo scalogno, non lo facciamo né troppo fine né troppo grosso, lo andiamo a inserire nella wok, accendiamo anche in questo caso il fuoco e aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva. Prendiamo le mandorle sgusciate, ne tiriamo via due che ci serviranno per la guarnizione. E le andiamo a triturare in una maniera fine. Dopodiché, appena sfregola il nostro scalogno, aggiungiamo la polpa dei nostri cachi, cominciamo a mescolare. Aggiungiamo dopo un paio di minuti del sale, aggiustiamo anche di pepe. Quando comincia ad essere ad ebollizione, mettiamo le mandorle, il gorgonzola e cominciamo a mescolare. Prendiamo le due mandorle che avevamo lasciato da parte, le tagliamo a metà dalla parte del lungo e appena l'acqua bolle inseriamo i nostri 120 g di pennette. Accendiamo il fuoco dopo aver spostato la pentola e una volta che la pasta è pronta la aggiungiamo al nostro sugo che è andato per circa 7-8 minuti. Saltiamo la pasta al fine di emulsionare al meglio tutti gli ingredienti e fare in modo che l'amido possa mettersi di mezzo per poter creare il piatto. Giriamo con la spatola con fuoco acceso e andiamo ad impiattare. Vi assicuro che il profumo è buonissimo. Prendiamo le due mandorle tagliate per la guarnizione e cominciamo ad adagiarle sopra il sughetto, sopra il piatto e delle nostre pennette. Questo è il piatto come si presenta. Vabbè ragazzi, ora c'è la prova migliore di tutte, quella dell'assaggio. Non vedo l'ora, guardate come fuma. È semplice, è veramente veloce da fare questa ricetta. Andiamo a assaggiare, vediamo quanto è equilibrato il piatto. È veramente buonissimo, credetemi, è davvero buono. Cioè, la dolcezza del cacao si mischia davvero a questo gorgonzola dolce. Davvero ottimo. Mi raccomando, fatemi sapere come vi è venuta la ricetta, iscrivetevi al canale, fate passare la parola e ci vediamo nuovamente con una nuova ricetta sulla Cucina per Tutti. Ciao ragazzi, buona giornata e buon appetito.